Dove è meglio posizionare le finestre? A filo interno, in mazzetta o a filo esterno? Se stai costruendo o ristrutturando casa, è un dubbio che potresti avere, ma anche se intendi sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ecco tutto quello che devi sapere nel video di oggi. Ciao, sono Edoardo, benvenuto o benvenuta su Window Blog. Se è la prima volta che ci vediamo e vuoi diventare un esperto sui serramenti in legno e alluminio, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana. Non perderai così i prossimi importanti aggiornamenti. Il serramento può essere installato o posizionato in tre modi principali rispetto allo spessore complessivo della muratura. Avremo infatti il serramento a filo interno, ovvero posizionato in linea con la superficie interna della parete, in mazzetta, ovvero all'interno dello spessore della muratura, a filo esterno, posizionato cioè in questo caso in linea con la superficie esterna della muratura. Sono molte le variabili che influiscono sulla scelta del posizionamento del serramento, ad esempio se è presente la tapparella voggibile o il frangisole, se siamo in presenza di uno scuro con apertura esterna oppure a libro con impacchettamento laterale, se è presente la nicchia del trebosifone sotto il davanzale, se è presente un isolamento a cappotto esterno oppure interno, se l'isolamento è di intercapedine, ovvero interposto fra due pareti. Devi sapere che il posizionamento influisce sul livello di isolamento complessivo della tua abitazione. Memorizza subito questo principio fondamentale. L'isolamento perimetrale della tua abitazione dovrebbe essere continuo, senza cioè nessuna interruzione, anche nel raccordo tra isolamento e serramento. Una barriera continua, quindi, che ti protegge da caldo e freddo. In caso contrario, sarebbe come voler indossare un cappotto per ripararti dal freddo. Solo che nel cappotto sono presenti dei fori, oppure manca addirittura una manica. Ti farà sorridere l'esempio, ma purtroppo spesso è così. Acquisti un cappotto con 10 cm di spessore, ma una volta indossato non ti permetterà di rimanere al caldo per i numerosi fori presenti o le parti mancanti. Ti succederà la stessa cosa se acquisti un super serramento. Senza curare l'installazione, fai molta attenzione. Ora sai che l'isolamento della tua abitazione deve essere continuo. Dove è meglio posizionare quindi il serramento? Esattamente in linea con l'isolamento. Sceglierai quindi filo esterno quando è presente un cappotto esterno, in mazzetta quando è presente un isolamento ad intercapedine, filo interno quando è presente un cappotto o una controparete isolante sul lato interno dell'edificio. Abbiamo visto che la soluzione termicamente migliore è avere il serramento perfettamente in linea con l'isolante. Non sempre però è possibile. Ad esempio, in presenza di uno scuro con impacchettamento laterale, dove è indispensabile posizionare il serramento a filo interno, ma anche per esigenze estetiche personali. L'importante è garantire sempre la continuità della linea isolante. Se ad esempio si opta per il posizionamento del serramento a filo interno, ma è presente l'isolamento ad intercapedine, è necessario raccordare le due linee isolanti, altrimenti si verrebbe a creare un pericoloso ponte termico. Se non sai cos'è un ponte termico, ti consiglio di guardare il video dedicato, ti sarà tutto più chiaro. L'ultima soluzione che abbiamo appena visto, quindi isolamento ad intercapedine e serramento a filo interno, non è tecnicamente perfetta, perché le isoterme nel punto di raccordo tra isolante e serramento sono più vicine rispetto alla soluzione con serramento perfettamente in linea con la linea isolante. Ma mi fermo qui perché entreremo troppo nel dettaglio. Approfondiremo magari le isoterme in un altro video. Sappi comunque che il risultato finale sostanzialmente non cambia. Nella realizzazione della propria abitazione bisogna trovare il giusto compromesso tra prestazioni, funzionalità e estetica, senza estremismi maniacali che rimangono spesso nei libri. Perché la teoria è una cosa, la pratica spesso è ben diversa e alla fine le cose bisogna comunque realizzarle. Oltre all'isolamento, il posizionamento del serramento influirà anche sui costi di manutenzione del serramento, l'isolamento acustico, l'illuminazione delle stanze, l'impermeabilizzazione del giunto di raccordo tra serramento e parete. Ora sai come valutare e posizionare i tuoi nuovi serramenti, filo interno, in mazzetta, filo esterno. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo, fallo sapere a tutti. Per
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi lasciare il tuo commento, non mi offendo. Per oggi è tutto, ma prima di andare ricordati di iscriverti subito al canale e suonare la campana. Grazie per avermi ascoltato, ti aspetto nel prossimo video. A presto!